Buongiorno, oggi non è un grande giorno, ma è un grandissimo giorno perché sta per succedere una cosa che io aspettavo da una vita. Sul letto ci sono Mati e Smarty pronte per un'intervista. Allora, cosa ha comprato la mamma? Un pony forse. Un pony? Da mettere in giardino. Allora ho comprato una cosa da mettere in giardino, però non è un pony, Smarty. Oh, dov'è il mio pony? Non so, l'hai lasciato lì in cameretta? Mi sa di sì. Mi sa di sì, poi c'è un po' di disordine di là, adesso lo cerchiamo, Smarty, ok? Matti, cosa ha comprato la mamma? Una torta. Ha comprato una torta la mamma? C'è una torta al cioccolato. Buona torta al cioccolato, ma no, Matti. La mamma ha comprato una cosa da mettere in giardino, grandissima, e soprattutto molto utile in questo periodo perché fa molto caldo. Idee, signorina? Non lo so. Idee, Matti? Un succo. Un succo, perfetto. No, non ho comprato un pony, non ho comprato succo, non ho comprato la torta. Ho comprato una piscina da mettere in giardino. Eccola lì, tada! Sono felicissima, era da una vita che aspettavo di fare questo acquisto. Non ci posso credere che sia arrivato, che sia qui. E non vedo l'ora di aprirla. Quindi in questo video montiamo la nostra super piscina, ci facciamo un bagnetto. Fa davvero caldo in questi giorni, quindi sarà perfetto. Io non voglio fare il bagno. Non vuoi fare il bagno in piscina, Smarty? No, perché non mi piace la piscina. Ma no, ma Smarty, questa è una piscina da giardino, all'aria aperta, non è come il corso. No, non lo voglio fare. Vabbè, c'è Smarty che non è particolarmente entusiasta, ecco, sapete che lei ha provato a fare il corso di nuoto, non le è piaciuto tantissimo, quindi si vede che ha un po' questo ricordo, però vedremo. Mati, tu invece sei contenta della piscina in giardino? C'è per Bubu. Ah, per Bubu? Sì. Perfetto, ho comprato una piscina da 3 metri per Bubu, giusto? Sì, sì, adesso la apriamo. In realtà la prima cosa da fare non è aprirla, perché è inutile che io la apra in camera da letto, ma è portarla fuori in giardino. Però questo fantastico scatolone pesa 27 kg e per fortuna il corriere gentilissimo mi ha aiutato a portarla in casa, perché non so come avrei fatto. Quindi la faccio un po' camminare, ecco. Forse dovrei aprire la finestra, devo capire come farla passare qua. Apriamo la zanzariera. Ok, allora la piscina vorrei metterla qui, praticamente vicinissima al mio orto. Adesso capiamo un attimo, sotto devo mettere sicuramente un telo di protezione. Tra l'altro sto guardando che l'erba è già ricresciuta. Tutto così velocemente, la natura si sta impadronendo di ogni cosa. Questi sono i teli che ho preparato per la piscina. Questo da mettere sopra quando non la utilizzo e questo è da mettere sotto. Quindi ora lo prendo e andiamo. Tra l'altro vi faccio vedere il mio tappetino. Eccolo qua, l'ho messo, tappetino di Shining, lo amo. E tra l'altro vi faccio vedere al volo anche questi cuscini, che non sono più solo fodere ma sono proprio cuscini. Se avete visto il video della prima notte in questa casa saprete di cosa parlo. Siamo, ho messo il telo, come avete visto, e dovrebbe essere della dimensione perfetta. E qui c'è la scatola, che tra pochissimo apriamo. Vedi la piscina. Adesso la montiamo, Mati. Dobbiamo montarla prima. Tra l'altro adesso capiamo anche come, perché io finora l'unica piscina che ho montato era quella gonfiabile, quindi semplicemente si attaccava la pompa, si gonfiava da sola. Invece questa è proprio una di quelle da assemblare e ha anche la pompa per il ricambio dell'acqua. Quindi vediamo. Buono. Bella, Matti. Ehi, Matti, basta. Bella. Basta, ne hai già mangiata una. Abbiamo fatto anche una piccola pausa per la caramella. A furia di trasportarla in verticale, avevo sbagliato lato. Allora, non facciamo caso a Matti che voleva vedere e adesso è seduta sulla scatola del cloro. Ho aperto la scatola e si presenta così. Questa deve essere la pompa, questo è il filtro di ricambio perché ce n'è dentro uno extra e questa è ufficialmente la piscina, però devo capire dov'è il telaio perché ovviamente sarà tutto da montare. Ok, lì sotto vedo un'altra scatola, secondo me lì sotto ci sono le gambe. Questo è super pesante e infatti è il telaio. Cioè, ma voi ci potete credere che avremo una piscina? Io no. Piscina, Matte. Sei contenta? Non vedi l'ora di fare il bagnetto? Dobbiamo mettere anche il costumino, vero? No. No, noi facciamo il bagno vestite. Sì, certo, Matti, come no. Ho trovato le istruzioni, ma guardate un po'. Aiuto. Ce la faremo? Non lo so, dobbiamo farcela. L'assemblaggio richiede 60-90 minuti. Sapete noi quanto ci metteremo? 70 anni. Ma ti farai 18 anni e noi saremo ancora qua. Aiuto. Allora, questi sono tutti i pali che comporranno la struttura della nostra piscina. Piscina bagno. Non iniziare a stressare la mamma, per favore, Matti, perché prima dobbiamo montare la piscina. Bagno adesso. No, adesso non lo facciamo il bagno. Bagno, bagno, bagno.
polpetta che mi guarda mentre tolgo tutti i pezzi, ma non mi aiuta. Ma ti, e vuole solo fare il bagno. Anche Bubù. Anche Bubù vuole fare il bagno. Sì. Qui ci sono alcuni degli attrezzi dell'orto, poi vi farò vedere anche quello con calma. Comunque adesso a noi assemblaggio della piscina. Anche il mio pony non vuole fare il bagno. Ma il tuo pony non vuole fare il bagno? Sì. Come te, Smarty? Sì, perché non ha costume, cioè. Ah, perché non ha il costume, non vuole fare il bagno? Sì. Sì. Secondo me, Smarty, quando vedrai la piscina, verrà voglia anche a te di nuotare. No. No, non è convinta lei. Tadan! Questo è il risultato finora. Vorrei che fosse già assemblata, ma invece no. Tra l'altro è proprio al pelo sul telo che c'è sotto. Però vabbè, ce lo faremo andare bene. È pronta. È pronta per fare il bagno? Sì. Matti, ma ti sembra pronta, amore? Sì. Comunque vedete, l'interno è azzurro. Sto cercando di capire come assemblare le cose. Intanto ho Matti che... Matti, no, non salire qua. Bello. No, Matti, questo non è acqua, amore. Lei pensa che sia acqua perché è azzurra. No, Matti, adesso dobbiamo ancora montarla alla piscina, dai. Vi dirò che sono molto confusa. C'è Matti che corre in giro, mi distrae. In più queste istruzioni non sono proprio facilissime da interpretare. Cioè, ci sono i disegni e i numeri, e questo è ottimo. Però... Ta-dan! Pezzi messi di fianco come richiesto. Com'è la mamma a montare le cose, brava? No. No, adesso chiedo a Smarty. Amore, com'è la mamma a montare le cose, brava? Non tanto. Ah, non tanto? Non tanto, pochino. Un pochino, grazie Smarty. A quanto pare siamo arrivati al momento in cui utilizzerò questi. Allora, sono entrata un attimo a bere un bicchiere d'acqua perché sono devastata. Spero di essere almeno a metà installazione, in più fa caldissimo, quindi non vedo l'ora di riempirla, così poi ci tuffiamo tutti e stiamo a mollo al fresco, perché veramente fa un caldo in questi giorni. Ci mancava giusto montare la piscina, però sono troppo contenta, cioè veramente la piscina in giardino è una cosa che sogno da una vita, quindi non mi sembra vero. Acqua o succo d'ananas con ghiaccio? La due, ovviamente. Non ci credo, è praticamente montata. Mancano le parti qua laterali. Ma guardate com'è grande. Ma ti attenta, che cadi da lì. Ma ti sta contemplando la piscina, che ovviamente non abbiamo ancora riempito, perché io sto cercando di capire come collegare la pompa. Ho trovato le istruzioni della piscina in italiano, giusto dopo il montaggio, quindi perfetto. E questo perché stavo cercando delle informazioni aggiuntive per la pompa, perché sinceramente non capisco se mancano due tappi o cosa. Intanto Matti si è giustamente stufata di aspettare e sta giocando con Bubù, vero? Vuoi fare il bagno, amore? Lo so, è che la mamma è un po' lenta a capire le cose. Dai. Mi mette anche fretta, capito? Quanto ci metterò a riempire tutta la piscina? Non è via. Una vita probabilmente. Non ditelo a Matti, ma secondo me il bagno lo faremo domani. Il giorno successivo sono le 9 del mattino e finalmente direi che siamo pronti per utilizzare questa piscina. Ieri alla fine ci ha messo tipo 5 ore per riempirsi e quindi poi era tardissimo, oltre al fatto che ha piovuto, però oggi ci siamo. Sì, io ho ancora un po' sonno. Sapete invece chi non ha per niente sonno? Polpetta, perché da ieri che aspetta di fare il bagnetto, vero? A momenti non dormiva stanotte. Ma la piscina. La piscina è riempita adesso, Matti, lo sai? Polpetta? È riempita, si può usare, amore. Oh, vuoi fare il bagno, Matti? Certo, ma ti può fare il bagnetto, però cosa dobbiamo fare prima di fare il bagnetto? La torta? No, dobbiamo mettere il costume, Matti. Costume? Oh, costume, Matti? La mamma l'ha già messo, hai visto? C'è anche Matti. No, Matti è ancora in body, adesso rimediamo. E qui c'è anche la piccola Giulia, amore, anche tu vuoi fare il bagnetto? Sì, fa tanto caldo. Adesso cerchiamo un costumino, qualcosa anche per te. Allora, guardate qua quante belle cose abbiamo per le piccoline, appena tolte dagli scatoloni. Allora, ho questa tutina anti-UV che metterò a Giulietta, molto carina. E poi da qualche parte qui c'è anche un cappellino. Ah, eccolo qui, ok, cappellino. Poi questo è un telomare, non so se lo useremo. Un gioco per l'acqua. Qui c'è anche questo salvagente, adesso vediamo se montarlo oggi o meno. Comunque molto bello anche la pagodina. Qui c'è una palla gonfiabile, insomma i giochi ne abbiamo. Gli occhiali di polpetta e i suoi piccoli sabot. Cappello per il sole e questo costumino che è nuovo, mi piace tantissimo, guardate che carino, lo trovo super simpatico. Anche questo è anti-UV, infatti ha la manica lunga e poi una specie di tutina sotto ai volan, non so, mi piaceva tanto. Poi abbinato a questo cappellino, secondo me è super simpatico. Fare il bagno? Sì, per fare il bagno ci vestiamo, Matti, eh?
No. Ma sì, mettiamo costume, dai. Allora, partiamo da Giulietta perché è già qua comoda. Mati intanto sta giocando di là con Pupu. Se no continua a lamentarsi che non ha ancora il costume, non può fare il bagno. Ma tanto ci mettiamo pochissimo, vero Giuli? La tua sorellona è un po' impaziente, vero? Allora, ecco qua, così ci proteggiamo dal sole. Oggi c'è un bellissimo sole fuori, quindi giornata perfetta direi per provare finalmente la nostra mega piscina in giardino nella casa nuova. E mettiamo il cappellino, vediamo, ti va bene questo Giulia? Sì, direi di sì. Ecco, e anche lei come la sua mamma è pronta per la piscina, manca solo Matti. Dai Polpetta, Matti vieni qua. Eccoci qua, allora adesso mettiamo il costume col pezzino. E tra l'altro, così non vedete Smarty, ma così la vedete, così no, così sì. Così no? Smarty è della stessa idea di ieri, nel senso non è molto convinta di fare il bagno, quindi vuole rimanere in pigiama, però vedremo come andrà, perché insomma mi sembra un po' strano, fa super caldo, adesso abbiamo la nostra piscina in giardino che non le è piaciuto particolarmente fare nuoto, però qui è una cosa completamente diversa perché noi non abbiamo corso, ovviamente facciamo solo il bagno nella nostra piscina e Polpetta non vede l'ora. Adesso vediamo come le sta questo costume, che come vi dicevo è nuovo, quindi non gliel'ho mai fatto indossare. Vediamo Polpetta. Ma che carino. Guardate, le sta super bene. Eccola qua Polpettina, secondo me è adorabile. Adesso completiamo l'outfit con un bel cappellino per il sole, che direi che ci sta sempre. Ecco qua, perfetto Polpetta, spostiamo i capelli. Ok, fa molto ridere. E adesso le metto anche questi, anche se poi entrando in piscina non so, credo li toglieremo, vediamo. Facciamo vedere come ti stanno i tuoi sabbomati. Spingi, dai, spingi. Bravissimo. Troppo carini, anche l'altro. E poi è tutto abbinato, tutto sui toni del rosso. E poi questo costume è fantastico. Eccola qua, Polpetta prontissima. Ma mancano gli occhiali, è vero Matti? Gli occhiali sono fondamentali perché riprendono il colore del costume. Ecco, così sì, vero Polpetta? Guardate che stilosa. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo suo outfit da piscina. In realtà io sapevo già di voler mettere la piscina in giardino, quindi ho preso qualche outfit da piscina anche per gli altri piccolini, poi ve li farò vedere prossimamente appena li portiamo qua nella casa, vero Polpetta? Allora, ho gonfiato la palla per Mati, così ha qualcosa con cui giocare. Poi c'è la sua barchetta. Stavo pensando di gonfiare anche questo, che è una specie di salvagente particolare in cui si può proprio legare il bimbo, e poi sopra ha la pagodina. Non so, secondo me potrebbe essere super utile anche per Giulietta, vediamo. Quindi direi che adesso provo a gonfiarlo e assemblarlo. A questo anche i sonagli, sentite? Sono qua. Beh, adesso lo gonfio e poi ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua, allora questa è la nostra piscina, guardate un po' che bella con l'acqua all'interno. Beh, effettivamente la piscina può solo avere l'acqua all'interno, ieri era semplicemente vuota, però è bellissima e poi è super alta. Cioè, come vi dicevo, rispetto agli altri modelli di questa dimensione, questa è più alta, quindi diciamo che ti immergi un po' di più, ecco. Ho gonfiato questo, adesso lo portiamo in piscina. Eccolo qua, guardate che bello. Questa è una specie di salvagente con appunto le cinghie, come vi dicevo prima, e poi ha il parasole, quindi sarà perfetto per i piccolini. Poi carinissimo rosa. Questo va bene per Mati se vuole sedersi, ma anche per Giulietta se vuole stare sdraiata. Mettiamo anche la palla, anche se credo abbia qualcosa che non va perché era già un po' sgonfia. E poi la barchettina di Mati, che in questa piscina gigante è minuscola, guardate un po'. Mati, amore, adesso prendo Mati perché è assolutamente impaziente e anch'io devo essere sincera. Vorrei solo mettere qui un tappetino, qualcosa per entrare e uscire senza portare nella piscina l'erba. Siamo ufficialmente in piscina, io non ci posso ancora credere. Tra l'altro è mattina, ma la temperatura dell'acqua è perfetta, letteralmente perfetta. Guardate Mati Polpetta, adesso facciamo un primo mini bagnetto. Bagniamo i piedini, vero? Si sta davvero davvero super bene. Forse dovrei mettere la crema sulle gambine e dovrei mettermi la crema, perché una parte della piscina è al sole mentre invece l'altra parte è all'ombra. Quindi adesso vediamo un po' e poi proviamo il salvagente. Portiamo anche la sorellina. 3, 2, 1. Temperatura perfetta, Matti piace un sacco, guardate quanto è contenta, Matti! Matti adesso è qui sul bordo della piscina, battiamo un po' i piedini, vero? Sì! Dai, dai, batti i piedini Matti, batti i piedini! Più forte, più forte, più forte Matti! Dobbiamo ancora imparare, eh?
Allora, stiamo provando a usare questo salvagente, però forse sarà un pochino più adatto a Giulia, perché Mati ci sta seduta ma si bagna comunque. Lei invece voleva mettersi nel salvagente tipo gommone, invece questo non è tipo gommone perché sotto ovviamente è aperto, ci sono anche le cinghie, bisogna proprio sdraiarsi dentro, quindi penso che lo proveremo con Giulia. Almeno o faremo qualche modifica per trasformarlo in un piccolo gommone. Tra l'altro vi ricordate che nell'unico video in una piscina grande che troverete su questo canale prima di questo c'era un gommone, un gommoncino a forma di pesce giallo. Non lo trovo più, non trovo più quello e non trovo più il mio gonfiabile ciambella, però appena riesco a recuperarli poi mettiamo tutto in piscina e filmo anche un nuovo video con gli altri piccolini, condividiamo questa mega piscina, comunque bellissimo, vero? Mamma ti piace tanto, si sta divertendo un sacco, ci stiamo rinfrescando, davvero polpetta. Adesso andiamo a prendere la sorellina, Adesso ci asciughiamo un pochino perché è il turno della sorellina. Ma ti si è letteralmente lavata, cucciola. Quindi ok, adesso ci asciughiamo un po' e andiamo a prendere la sorellina. Intanto Mati si riposa un attimo, anche se non vuole. E poi magari facciamo un altro bagnetto. Signorina Giulia, lei è pronta per fare il suo primo bagnetto in piscina? No. Mati, inutile che rispondi tu, Ho chiesto alla sorellina. Tu quanti bagnetti hai fatto? Ancora. Dopo ancora, Mati. Adesso è il turno di Giulia, vero? Proviamo il tuo salvagente, non so come possa andare, secondo me ti laverai tutta, però possiamo tentare, Giulia. Allora, vorrei provare a mettere Giulietta qui dentro, intanto che siamo in casa, per capire un po' come gestire questa cosa, come renderlo un pochino più impermeabile, se no veramente si fa il bagno completo e vorrei evitare. Mettiti qui, ok, allora, vediamo un po' come si fa qua. Allora, questa mi sa che è unica, quindi dobbiamo farla passare dalla testolina. Tra l'altro in teoria se lei fosse un pochino più grandina dovrei allacciarla al contrario, quindi con la testolina rivolta verso di là, ma Giulia piccolina faremo un'eccezione. Allora, così lei ci sta super bene, devo dire, mi sembra allacciata correttamente e anche i piedini sono sopra, quindi dovrebbe essere abbastanza protetta dall'acqua, vero Giulia? Adesso mettiamo anche il parasole che ci serve. Ok, eccoci, questo va allacciato qua, stavo già sbagliando, gancio. E questo qua. Proviamo Giulia, vediamo cosa succede. Giulietta si sta decisamente rilassando in piscina, guardate quanto ci sta bene in questo salvagente. E poi è comodissimo perché io posso tranquillamente spostarla da una parte all'altra grazie a questo, comodissimo per la mamma. In realtà ci sono anche delle corde all'interno, però non le sto usando perché non ci servono. Giulia, buongiorno. E poi è comodissima la pagodina perché di qua c'è tanto sole, quindi i suoi piedini, facciamo vedere i suoi piedini, eccoci qua. Adesso entra anche la mamma, Mati miracolosamente sta giocando con Bubu di là. Indovinate un po' chi sta tornando alla carica? Polpettina, che però ha tolto il cappello perché non lo voleva più, i sabò perché non li voleva tenere. Tra l'altro mi sono dimenticata i pannolini acquatici, quindi stanno indossando quelli normali. Dovete vedere quello di Giulia come è diventato, dopo vi mostro tutto, però assurdo. Mati non sa ancora battere i piedini molto bene, stiamo ancora facendo pratica. Comunque adesso sta giocando con l'acqua con le manine, con la sua barchetta. Tra l'altro a casa devo avere sicuramente anche dei giochi d'acqua da mettere in piscina, però sinceramente non so dove siano, insieme alla mia mega ciambella e al loro gommone pesciolino, che sarebbero perfetti qua. Cioè immaginatevi qua, con la ciambella è un bel libro da leggere, cioè perfetto, vero polpettina, e gioca con la tua barchetta. Intanto sento il suo pannolino non acquatico che si gonfia pieno d'acqua, magnifico. Aspetta Mati. Allora, post piscina, Mati è stanchissima? No. No, non sei stanchissima, Mati? No. No, si stava addormentando in braccio a me in piscina, quindi direi che adesso andiamo a fare una bella nanna e poi mangiamo qualcosa. Un capello, Mati, hai perso un capello? No.
No, tutto no, perfetto, è stanchissima Mati. Allora, togliamo questo costumino che sinceramente io ho super approvato, mi piace tantissimo. Voi cosa ne pensate? No. No, Mati non è d'accordo. E cambiamo il pannolino perché aiuto. Invece Giulietta sta già facendo la nanna, mi ha dato il latte. Mamma mia, amore. Ok, questo lo mettiamo ad asciugare. Allora, adesso sono nel portico, stendiamo insieme i costumi delle piccoline, anzi li stendo io e poi vi faccio vedere. E invece questo è come è diventato il pannolino di Giulia in acqua, non essendo un pannolino acquatico, giustamente oserei dire, però mi fa molto ridere, pesa tipo 3 kg, è assurdo, si è proprio mega gonfiato, non so se riuscite a vedere, ma aiuto. Ok, qua intanto è tutto steso. Tra l'altro sono qui con la signorina che non si è ancora convinta, non ha proprio voluto fare il bagnetto questa volta, vedremo magari se la prossima volta cambierà idea. Hai visto come si sono divertite? No. Mati e Giulia? No, niente, va bene. Comunque, spoiler per chi sta ancora guardando il video, io ho preso anche un'altra cosa per i piccolini, un'altra piscina proprio solo per loro, quindi poi ve la farò vedere in un prossimo video. È super super adatta a loro ed è bellissima, infatti non vedo l'ora, e magari in quella nuoterà tra mille virgolette anche Smarty.